Oggi voglio mostrarvi come comporre una torta a più strati per poi ricoprirla e decorarla con la crema di burro. Prima di iniziare, inseriamo dei rettangoli di carta forno sotto la torta. In questo modo non sporcheremo il vassoio mentre lavoriamo alla decorazione. Prendiamo adesso la crema di burro. Per prepararla è sufficiente unire uguale quantità di burro e zucchero a velo con dell'aroma a scelta. Io ho utilizzato dell'estratto di vaniglia. Dopo aver messo la crema di burro nella sac à poche, formiamo un cerchio sul perimetro del disco della torta e poi stendiamo la farcitura. Questo accorgimento fa sì che la crema non fuoriesca dai bordi, rischiando poi di creare delle antiestetiche bombature. Gli strati sono terminati. Passiamo ora a stendere la crema di burro distribuendola con la sac à poche partendo dal basso. Non occorre essere precisi. Con l'aiuto di un raschietto dritto, tiriamo adesso la crema di burro sulle pareti della torta. Il raschietto va tenuto perpendicolare alla base e senza premere sui bordi della torta. La sua funzione è quella di spalmare in maniera uniforme la crema di burro, che agisce in fondo come uno stucco. Con una spatola angolare andiamo infine a rifinire i punti che non risultano ben ricoperti e poi ripassiamo ancora con il raschietto. Anche sulla parte superiore va spalmata uniformemente la crema, rifinendo bene gli spigoli, evitando quindi sbavature. Una volta terminato, la facciamo riposare in frigo almeno mezz'ora, in modo tale che la crema si indurisca. Successivamente possiamo decidere di rivestire la nostra torta con un secondo strato di crema, in modo tale che non sia visibile la torta in trasparenza. Io ho scelto di lasciarla così e applicare invece delle macchie di colore. Ho quindi preparato alcune coppettine di crema di burro colorata aggiungendo del gel alimentare. Con una spatolina distribuisco a caso i vari colori. Una volta terminato, passo il raschietto delicatamente, così da mescolare tra loro i colori, lasciandoli leggermente in rilievo. Ora posso togliere le strisce di carta forno aiutandomi con una spatolina. Questo mi permette non solo di non sporcare il vassoio, ma anche di avere una rifinitura precisa alla base della torta.
Completiamo infine la decorazione spostandoci sulla parte superiore della nostra torta. Riuniamo i vari colori di crema di burro su un foglio di pellicola. Arrotoliamo il tutto e chiudiamo le estremità. Prendiamo la sac à poche a cui avremo applicato il beccuccio che più ci piace. Tagliamo un'estremità del salsicciotto e inseriamolo nella sac à poche. Formiamo quindi dei ciuffi che disponiamo secondo il nostro gusto. Io ne faccio 4 più alti e 4 più bassi, sui quali appoggio degli ovetti di cioccolata. Ecco, la torta è pronta per essere servita. Se ti è piaciuto, iscriviti al mio canale e non perderti il prossimo video.